Allora, centro culturale Omar, diciamo centro culturale islamico Omar, Moschea Omar, una traversa di Via Tuscolana, e qua all'inizio ci stanno i fedeli che stanno facendo, guarda, per la prima cosa, Sì, si fanno per lavare le mani. levare le mani prima, poi se ti vede il Signore come fa, ti segue magari. Una pulizia estrema, eh? Una pulizia esterna, bravo. Bisogna presentarsi alla preghiera Alla preghiera di Leisha, sarebbe puliti, all'ultima. sì, scalzi e puliti, con le mani Sì, sì, pulite. sì. Ti inizia con le mani qua, poi con le mani. Poi se vuoi lo faccio io adesso. Ok. Lasciate questo. Sì. La preghiera è già iniziata. No, ancora no. Ancora no? No, prima ti lavi, poi prendi la mia preghiera. L'appoggiamo qui. Questo sì. Allora, mi segui così. Tre volte. Col naso però. Senti, quindi anche le vie respiratorie allora? Anche le vie respiratorie, naso, bocca Sì, perché? guarda il naso, sì. Poi fascia fino qua, tre volte, poi le mani fino qua, Fino al gomito. fino al gomito, tre volte. Poi così, poi qua, il piede, una mano. Sempre la destra prima. Sempre la destra. Qua. Non è proprio preparazione. Allora, prima della preghiera si fanno due rakat, sarebbe due per il saluto dell'entrata alla moschea. Lo faccio adesso. Ok. Lo faccio vedere dove è scritto dopo. Questa è l'ultima preghiera, diciamo, del giorno.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله